La nona vittoria stagionale, quella che vale virtualmente la salvezza. L'Atletico Ascoli batte il Vasto Girardi 3-1. Con 40 punti è quasi fatta ormai. Al Don Mauro Bartolini il caldo si fa sentire. Due novità in casa bianconera. Il portiere Canullo, infortunato, e il terzino Gerlero, entrambi al debutto dal primo minuto. Fuori Pompei e Valentino. Per la prima nota di cronaca tocca aspettare il 19esimo e il tiro firmato da Minicucci. Servalli risponde presente. Al 22esimo la punizione di Feltrin, testa di D'Alessandro e palla di un niente sul fondo. Alla mezz'ora la sfida si sblocca, Vecchierello per Ciabuschi 1-0. Nona marcatura stagionale per l'attaccante e non succede più nulla fino al riposo. Nella ripresa l'Atletico Ascoli riattacca forte, Ciabuschi per Minicucci, il portiere molisano esce, non trattiene. E lo stesso Minicucci riprende e ribadisce in rete per il 2-0. Al 10° minuto annullato per fuorigioco il possibile 2-1 per gli ospiti. Al 12° espulso un dirigente dalla panchina del Vasto Girardi. L'Atletico abbassa il baricentro, cominciano i primi cambi e il gioco si fa spezzettato. Al 29° D'Alessandro a terra Fontana, rigore. Dal dischetto Ruggeri fa 2-1. Gara riaperta ma il finale è di marca bianconera. Al 44esimo il piazzato di Olivieri, dal limite Servalli si salva in angolo. Dopo la parata di Canullo, nei minuti di recupero arriva il definitivo 3-1 di Vecchierello. Gol, partita, salvezza. Per l'Atletico Ascoli il brindisi più dolce.